Allora, rispetto ai dati, seguendo un po' quelli che erano anche gli obiettivi del progetto, inizio con parlarvi della parte relativa alla frequenza, poi proseguiamo con le implicazioni sulle procedure diagnostiche e poi concludiamo con la parte relativa agli esiti degli interventi. Allora, la popolazione in studio è costituita da 500 preadolescenti e adolescenti di 11-17 anni con un'età media di 15,3, una mediana, diciamo, abbastanza sovrapponibile di 15,5. La distribuzione tra preadolescenti e adolescenti, o comunque tra 11 e 13 anni, 14 e 17, va nella direzione dei 14-17, con un 77% di pazienti che appunto rientrava in questa fascia d'età. Se proviamo a guardare il campione, considerando i non ADHD rispetto agli ADHD, innanzitutto diciamo che gli ADHD su quel numero precedente che abbiamo visto rappresentano il 23%, cioè il 23% di preadolescenti e adolescenti che accede in acuzie ha un ADHD, prevalentemente di tipo combinato con un 83%, seguita da inattentivo e iperattivo impulsivo al 2%. Se guardiamo dentro la distribuzione per età, per fascia d'età più che per età, vediamo un lieve aumento della fascia 11-13 anni nel gruppo ADHD, che forse ci vuol dire che avere l'ADHD un pochino anticipa probabilmente l'età di accesso in acuzie. Poi faremo delle riflessioni finali, io accenno qualcosa man mano che vedo, guardo le diapositive. Se guardiamo il genere, tutta la popolazione più o meno ovviamente distribuita con una lieve prevalenza del sesso femminile rispetto al maschile, anche qui, distribuendo il campione tra non ADHD e ADHD, abbiamo un lieve incremento dei maschi nel gruppo ADHD. Ce lo aspettiamo, visto che l'ADHD, ha un rapporto maschio-femmina del 3-4 a 1. Ma per cui mi aspetto di avere più maschi, non mi aspetto di avere però una così alta percentuale di femmine ADHD. Se appunto mi fermo al maschio e femmina, al rapporto maschio e femmina che ho nella popolazione ADHD. Guardando un po' più nel dettaglio la distribuzione per età, vedete sopra abbiamo la distribuzione dei non ADHD totali, seguita dai maschi e seguita dalle femmine, mentre sotto gli ADHD. Si conferma sicuramente il dato che gli ADHD hanno un'età di accesso inferiore, ma poi la distribuzione è un po' differente se guardiamo maschi e femmine, nel senso che prevalentemente le ADHD femmine accedono in acuzie intorno ai 15-17 anni, che sono sovrapponibili ai non ADHD maschi, quindi vedete in alto il secondo grafico. Mentre negli ADHD maschi l'età di accesso è inferiore, addirittura arriviamo agli 11 e sono abbastanza omogenei, non hanno le picche che invece riscontriamo nelle femmine e nei maschi non ADHD. Il dato di prevalenza a cui ho riportato, sì, quello che ha presentato Sara, ma anche il dato del registro lombardo, ovviamente va in direzione chiaramente più bassa, però tendenzialmente la frequenza di ADHD in acuzie, che si attesta intorno al 23%, è molto molto più alta rispetto a quello che ci aspettiamo già dell'ADHD in adolescenza sulla revisione di Polaski, che era intorno al 2%. Inoltre, i preadolescenti che accedono in acuzie hanno, quindi i più piccolini, diciamo, sembrerebbero avere un rischio più alto di avere l'ADHD. Il rapporto maschio-femmina, come vi anticipavo, va in un'altra tendenza, siamo quasi sull'1-2-1 in acuzie, e poi le femmine tra i 15 e i 17 più spesso presentano l'ADHD. Abbiamo provato a guardare le caratteristiche di presentazione all'accesso, provando a confrontare gli ADHD verso i non ADHD. Come si presentano quindi i pazienti con ADHD che arrivano in acuzie? Prevalentemente con agitazione psicomotoria, aggressività e comportamenti antisociali, che ci torna un po' con la prima delle traiettorie di cui parlava forse Gabriele sui disturbi dirompenti del comportamento.
Guardando anche le altre caratteristiche, sempre nell'idea di guardare questi dati sia da un punto di vista partendo dalla DHD e vedendo come sono fatti in Abruzzo, ma anche al contrario, cioè provando a guardare tutti i pazienti in Abruzzo e che tipo di caratteristiche avevano gli ADHD, e per esempio ci soffermiamo sugli atti autolesivi. È vero che non c'è differenza tra ADHD e non ADHD, però se consideriamo solo tutti i pazienti che avevano atti autolesivi, il 17% aveva anche l'ADHD. Come si è detto, se riflettiamo anche non solo sui numeri e sulle percentuali, ma sul tipo di funzionamento ADHD, l'avere l'ADHD e gli atti autolesivi chiaramente, probabilmente, nell'ambito dei pazienti che hanno atti autolesivi, aumenta il rischio perché c'è la componente impulsiva, la disregolazione di cui si parlava. Anche il rischio per la propria sicurezza, è vero che qui non troviamo una differenza significativa, però ci sta dicendo che comunque è sempre è il primo e il più frequente degli elementi che caratterizzano la presentazione del processo, qui abbiamo dentro anche diciamo, i tentativi di suicidio. Complessivamente la distribuzione delle diagnosi di tutto il campione, quindi quali sono i motivi principali di accesso di questo campione che abbiamo guardato, sono prevalentemente disturbi d'ansia, disturbi del comportamento, disturbi depressivi dell'umore in generale e disturbi di tipo alimentare. Se proviamo a guardare all'interno di queste diagnosi qual è la comorbidità dell'ADHD, posto che queste sono le più frequenti nel campione totale, abbiamo sicuramente una maggiore presenza di ADHD nei disturbi del comportamento e in quei disturbi dell'adattamento con sintomi emotivo-comportamentali. Abbiamo anche una quota alta di ADHD in pazienti che avevano un disturbo post-traumatico da stress, siamo al 20%, adesso riprenderei il dato che ci diceva Gabriele, che è al 5%, quindi vuol dire che in qualche modo l'avere il post-traumatico con la DHD aumenta il rischio di presentazione di Abruzzo, mi viene da dire, però poi lascio anche ai colleghi le altre riflessioni. In giallo vedete i disturbi invece per i quali sembrerebbe che la DHD sia meno frequente rispetto al non ADHD. E questo è un dato al contrario. Se però li guardiamo singolarmente, comunque ci dice che il 13% degli ADHD che si presenta in Abruzzo aveva disturbi depressivi, il 18% disturbi d'ansia, quindi sono comunque percentuali alte rispetto al campione, diciamo, di ADHD. Ho messo, diciamo, quei cerchietti rossi, le cose che dobbiamo un po' ricordarci e rifletterci insieme, perché rimangono un po' dei dubbi. Del TST ne abbiamo parlato, sull'abuso di sostanze abbiamo questo 10% che non ci torna, in realtà sul totale della popolazione l'abuso di sostanze va al 15%, quindi rimane comunque un po' più basso rispetto a quello che ci aspettavamo di trovare in generale. Un'ipotesi che ci siamo fatti, che probabilmente qui siamo all'accesso e questo dato viene diciamo, segnato come diagnosi probabilmente nei casi in cui è correlato anche al motivo di accesso. Quindi forse ci siamo persi diciamo, questa associazione che poi probabilmente nel corso del tempo emerge. Abbiamo una percentuale, ecco, di disturbi dello spettro autistico dell'11% di probabilità che ci risulta un po' più bassa rispetto a quello che è il dato di letteratura non in Abruzzo, vediamo poi come poter provare a spiegarlo. Quindi complessivamente in questa popolazione i preadolescenti e adolescenti con Abruzzo è agitazione psicomotoria, aggressività o comportamenti antisociali, quindi tra le varie presentazioni all'accesso, hanno una probabilità più alta di avere la DHD, diciamo una 3. Se passiamo ai disturbi, sempre gli stessi preadolescenti con Abruzzo e disturbi del comportamento hanno una probabilità più alta di avere la DHD, questa è una delle traiettorie di cui ci parlava Gabriele, e i preadolescenti con disturbo bipolare, disturbo post-traumatico, disturbo dell'adattamento con sintomi comportamentali, anche qui hanno una probabilità più alta, forse questa è una delle altre traiettorie, ma poi vedremo dopo, probabilmente si delineano meglio con gli altri dati. Gli adolescenti non ADHD, in compenso, si presentavano più spesso con
disturbi depressivi, disturbi d'ansia, disturbi alimentari in acuzie e disturbi dello spettro autistico. Ho lasciato questo appunto ai non ADHD perché ci può tornare poi utile nelle riflessioni dopo, perché all'interno di questi non ADHD poi c'è una parte che nel corso del follow-up diciamo, acquisisce la diagnosi di ADHD, quindi sta dentro lì anche un gruppetto di ADHD misconosciuti. A cui appunto arriviamo con questa seconda parte, diciamo, della presentazione, cioè il campione totale di ADHD, se per un 60% aveva già una ADHD all'accesso, una ADHD già diagnosticata, un altro 39-40% viene diagnosticato in un momento successivo, una piccolissima quota al momento dell'accesso, quindi in acuzie, ci possiamo anche immaginare perché, forse viene coperta dalla sintomatologia acuta per cui in presentazione. E poi una parte viene successivamente riconosciuta prevalentemente al follow-up del primo mese. Quindi immaginiamo la stabilizzazione un po' clinica del paziente. Come sono fatti? Allora, adesso parleremo solamente appunto di questi ADHD che vengono riconosciuti in un momento successivo per provare a capire se ci sono delle caratteristiche che possiamo anticipare e quindi in qualche modo provare a riconoscerli quanto prima possibile. Allora, intanto il rapporto maschio-femmina, come vedete, si inverte, nel senso che la maggior parte, il 65%, sono femmine rispetto ad un prima in cui eravamo intorno al 42%. Inoltre hanno prevalentemente visita ambulatoriale, 85%, quindi sono pazienti già in carico, per intenderci, hanno avuto anche dei ricoveri precedenti, almeno per quasi la metà, il 40%, psicoterapia in corso al 50%, addirittura psicofarmaco in corso al 77%, qui un dettaglio che la maggior parte sono in politerapia, quindi ci immaginiamo anche pazienti complessi, prevalentemente trattati con l'associazione di antipsicotici e stabilizzanti, nessuno di questi aveva in corso una terapia la diabete. E un altro dato che è emerso, chiaramente vi ho riportato solo le caratteristiche, in qualche modo ci possono essere utili non tutte le differenze, è che una buona parte di questi ADHD, diciamo, chiamiamoli misconosciuti o riconosciuti successivamente alla acuzie, per un 43% presentava altri disturbi del neurosviluppo, soprattutto disabilità intellettiva, che va un po' nell'altra traiettoria di cui parlava Gabriele, più o meno correlata ai disturbi all'autismo, ma soprattutto alla disabilità intellettiva, che in qualche modo è possibile che copra alcuni aspetti. Se in questo tipo di pazienti andiamo a guardare quali erano le presentazioni all'accesso, vediamo che il quadro un po' cambia rispetto ai precedenti. In questo caso abbiamo prevalentemente atti autolesivi, rischio per la propria sicurezza, difficoltà nelle interazioni sociali e problematiche correlate al sonno, disregolazione del sonno. Ora, sicuramente le prime tre ci portano ancora una volta probabilmente ad un'altra delle traiettorie, forse probabilmente quella più correlata ai disturbi affettivi, mi viene da dire alla disregolazione in questo caso. Comunque hanno una presentazione all'accesso differente. Se proviamo a guardare all'interno come sono fatti, per cui considerando solo gli ADHD che hanno avuto la diagnosi successiva all'acuzie, diciamo che la maggior parte ha un'associazione tra disturbi d'ansia e disturbi dello spettro bipolare, che si associa ulteriormente poi alla disregolazione emotiva, quindi un cluster costituito dalla disregolazione emotiva più ansia bipolare rispetto ad un altro, diciamo, sottotipo che potrebbe essere invece quello caratterizzato da disregolazione e neurosviluppo. Mi viene da dire adesso, riflettendo sulle traiettorie di cui parlava Gabriele, forse queste due traiettorie, che sono più quelle sul neurosviluppo, relativa, scusate, al neurosviluppo e alla disregolazione emotiva, correlata ai tratti affettivi, forse è quella che è maggiormente a rischio di coprire o di rendere la DHD non evidente, magari in un'epoca precedente. Qui adesso le percentuali,
ultimo della comorbilità con neurosviluppo tornano in linea e quindi sembra un dato pelato. Complessivamente, per cui si può dire che per gli adolescenti che accedono in acuzie e che non avevano una diagnosi di ADHD pregressa, il 39% comunque l'acquisisce in un momento successivo, soprattutto nel corso del primo mese, come dicevo all'inizio, e le caratteristiche prevalenti sono il genere femminile, precedenti ricoveri e visite ambulatoriali, politerapia in corso, presenza di altri disturbi dello sviluppo da un lato, la presentazione prevalentemente costituita, rappresentata, quello che vediamo in pronto soccorso per intenderci, da atti autolesivi, rischi per la propria sicurezza, difficoltà nelle interazioni sociali, che non so se raccorda, su prendere un po' a rivedere come l'abbiamo depositata, ma potrebbe anche tornare in linea con le problematiche di social condition, che ancora quasi. E ultimo, in termini di comorbilità, disturbi d'ansia, disturbi dello spettro bipolare, disturbi del neurosviluppo e disregolazione emotiva, come vedete, manca qui la parte di disturbi del comportamento, che in qualche modo, dal mio punto di vista, è stata già coperta in termini freddo con la linea HD, che aveva già una diagnosi, per cui, come se in qualche modo le diverse traiettorie evidenziano meno in un momento precoce la diagnosi. Questi sono brevemente i dati relativi alle diagnosi e alla frequenza. Lascerei la parola a Sara, no, scusate, ad Alessandra per la prosecuzione. Grazie.